Buongiorno a tutti, ben ritrovati con Fake News. Torniamo a parlare dei media mainstream per quanto riguarda il conflitto russo-ucraino, perché è arrivata una pesantissima denuncia da parte dell'ambasciata russa in Italia, che sul suo profilo Facebook ha pubblicato pure appunto un'invettiva dove accusa l'Italia di un clima russofobico e in particolare addita come protagonisti, come responsabili i media italiani che starebbero esacerbando alimentato questo clima di sospetto e di odio nei confronti dei cittadini russi. La Russia infatti denuncia violazione dei diritti dei cittadini russi e un'aperta campagna anti-russa da parte dei media italiani. L'ambasciata russa a Roma, sul suo profilo Facebook, ha quindi pubblicato diciamo degli stralci di un rapporto del Ministero degli Esteri di Mosca sulle violazioni dei diritti dei cittadini russi e dei connazionali all'estero, nel quale si osserva, tra le altre cose, la crescita di sentimenti russofobi nella società italiana. È intervenuto in maniera molto dura Di Maio, il ministro Di Maio, rispondendo, replicando che in Italia nessuno sta portando avanti una campagna antirussia. I media hanno solo raccontato le crudeltà commesse dall'esercito russo. Basta con questa mistificazione della realtà e con le provocazioni. L'Italia rispetta il popolo russo che nulla c'entra con le folli scelte di Putin e continuerà sempre a rispettarlo. Poi va avanti dichiarando che i media italiani svolgono il proprio lavoro in maniera egregia, fin dall'inizio, che anzi, hanno inviato i propri giornalisti, i propri reporter in prima linea e che hanno rischiato e rischiano ancora adesso la vita per documentare quello che sta accadendo nel conflitto russo-ucraino. Ora, che i media nostrani abbiano svolto un lavoro impeccabile, egregio, insomma, si può screditare, si può contestare in maniera abbastanza semplice, lo abbiamo fatto più volte anche da questa rubrica, a partire da immagini di videogiochi spacciati come filmati reali. Quegli inviati con il caschetto, l'elmetto, anche quando erano in zona assolutamente non pericolose, perché dietro vedevi i bambini che giocavano, le donne con le buste della spesa o i fidanzatini che si baciavano. Fotografie totalmente decontestualizzate, sbattute in prima pagina per far assumere all'immagine stessa un significato completamente diverso. Fotografie reali o pseudoeventi come quello della bambina col mitra e del lecca-lecca, che come poi si è scoperto, perché l'ha raccontato chi ha scattato la fotografia, cioè il padre e la bambina stessa, addirittura è stata scattata prima dell'invasione russo-ucraina, il mitra era scarico e certamente non rappresentava la resistenza ucraina all'invasione russa. Tutta una serie poi di fake news e non possiamo nemmeno dimenticare che praticamente ogni giorno esce una nuova notizia sulle presunte condizioni di salute di Putin e quasi ogni giorno c'è una nuova diagnosi sulla salute di Putin. Gli è stato additato qualunque tipo di cancro, tumore, diagnosi psichiatrica, dalla paranoia alla schizofrenia, al narcisismo e via discorrendo. Adesso viene portata avanti la pista del cancro al pancreas, certo questo insomma a livello generale difficilmente si può considerare un'informazione, soprattutto un'informazione egregia, come ha dichiarato invece il nostro ministro degli esteri. Ebbene, non è finita qua, perché in questo clima sicuramente avvelenato per quanto riguarda il mainstream, che ha subito una vera e propria accelerazione negli ultimi 2 anni e mezzo, si è aggiunta, esattamente come fino a pochi mesi fa c'era la caccia all'untore, cioè la caccia al no pass, al no vax e a chiunque in qualche modo rappresentasse un'eresia rispetto alla narrazione del pensiero unico, adesso nel mirino dei media mainstream della politica sono finiti i famigerati filoputiniani.
Abbiamo visto più volte la pubblicazione di diverse fantomatiche e anche assurde liste di proscrizione dove ci sono finiti un po' tutti. Aveva iniziato Gianni Riotta con la lista di proscrizione, continuato con la lista di proscrizione dell'esperto di cyberpropaganda Orlovsky, che poi ha smentito, ha cercato di spiegare che non era una lista di proscrizione, fatto sta che c'era una lista di nomi che secondo lui erano i più solerti, appunto filoputiniani su Twitter. Sono continuate queste liste di proscrizione che tra l'altro ci riportano a uno dei climi peggiori legati al maccartismo, cioè ci riportano a delle specie di caccia alle streghe, a un vero e proprio clima da caccia alle streghe in cui si deve perseguitare, stanare, additare. E tra l'altro sbattere anche in prima pagina non soltanto il dissidente, ma quello che viene marchiato come un criminale, in questo caso come un filo putiniano che potrebbe anche mettere in difficoltà, in pericolo la sopravvivenza del governo italiano stesso. Ebbene, l'ennesima lista di proscrizione, questa ancora più grave per la matrice che andremo a vedere tra poco, è stata pubblicata sul Corriere della Sera. E all'interno di questo articolo sono finiti i nomi di decine di giornalisti, influencer, opinionisti, anche politici, che sarebbero finiti nel mirino dell'intelligence italiana. L'accusa è quella di essere ingranaggi della macchina della propaganda di Mosca. Vi ricordate che sempre qualche settimana fa il Copasir stava indagando sul fatto che alcuni giornalisti russi, che spesso venivano intervistati e interpellati nei talk show, nei salotti televisivi italiani, potessero essere in realtà delle spie infiltrati dal Cremlino, come se il Cremlino avesse bisogno di mettere dei suoi giornalisti intervistati non so, dalla Gruber anziché che da Formigli per spiare chissà che cosa. Basterebbe allora guardare i nostri talk show e i risultati sarebbero gli stessi. Comunque, costoro, secondo l'ennesimo report dei nostri servizi segreti, sarebbero degli agenti, diciamo, della disinformazione, della propaganda russa, che lavorerebbero per condizionare l'opinione pubblica nel nostro paese, ovviamente sul conflitto in Ucraina. L'articolo sul Corriere della Sera è stato firmato da Monica Guerzoni e da Fiorenza Sarzanini, e si parla, si ricostruisce appunto questa indagine conoscitiva del Copasir, che leggo. Questa indagine conoscitiva del Copasir sulle forme di disinformazione, di ingerenza straniere, anche con riferimento alle minacce ibride e di natura cibernetica. In questo dossier del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica sarebbero finiti, come anticipavo, i nomi di diversi blogger, opinionisti considerati putiniani, ma anche canali e meccanismi su cui si regge la disinformazione. L'obiettivo principale è quello, scrivono sul Corriere della Sera, di orientare le scelte del governo, mi pare con scarso successo allora, e boicottarle attraverso una rete articolata di lobbisti, cioè praticamente per loro il fatto che ci siano dei giornalisti, degli opinionisti, degli intellettuali che semplicemente hanno poi riscontro sul web, magari hanno anche più riscontro che certi giornalisti sui maggiori canali mainstream, significa essere dei lobbisti e significa per forza dover lavorare al soldo di qualche fantomatico soggetto, in questo caso addirittura del Cremlino. L'articolo è Corriere della Sera, il titolo è La rete di Putin in Italia, chi sono influencer opinionisti che fanno propaganda per Mosca e chi sono lo scopriamo già dalla fotografia, dall'anticipazione dell'articolo perché ci sono le foto, i ritratti dei vari personaggi, da Orsini a Bianchi e molti altri ancora. L'articolo è molto lungo, tra l'altro lo trovate in chiaro. Su internet, non è uno di quelli che per leggerlo si deve per forza avere l'abbonamento, quindi se vi interessa potete consultarlo apertamente. Si parla anche ampiamente di Giorgio Bianchi, definito dai report periodici che gli apparati di sicurezza inviano al governo, noto freelance italiano presente in territorio ucraino con finalità di attivismo politico propagandistico filorusso, e poi si continua a parlare anche del suo canale
Telegram, cioè il fatto che un reporter, un fotografo, nel suo caso, un giornalista possa essere sul terreno, sul territorio, a fare una forma di controinformazione, non che vada contro perché è un infiltrato del Cremlino, ma semplicemente perché fa un lavoro che dovrebbero fare anche gli altri colleghi, gli altri giornalisti, invece di prendere spezzoni di videogioco e mandarli in onda, automaticamente deve essere bollata come una forma propagandistica. Poi viene citato Alberto Fazzolo, un economista e pubblicista, Manlio Dinucci. E si parla ampiamente di Manlio Dinucci, si cita anche il suo ultimo libro pubblicato da BioBlu. Poi ce ne sono altri, ovviamente c'è il nome di Petrocelli, di Manlio Di Stefano, viene citato anche Cesare Sacchetti e l'evergreen che è Alessandro Orsini. Ebbene, lo dicevo già prima, io francamente pensavo, cioè speravo, che almeno le liste di proscrizione fossero finite, perché se ogni settimana pubblichiamo una nuova lista di proscrizione, tra l'altro sempre con gli stessi nomi, qua non la finiamo più. Abbiamo capito l'antifona, abbiamo capito tra l'altro la modalità, in questo caso si aggiunge, diciamo, il brand, il marchio del Copasir. Il messaggio è chiarissimo: non si può portare avanti un dibattito un minimo più complesso e articolato sul conflitto russo-ucraino, che automaticamente si finisce nel frame del filo putiniano. Tra l'altro, poi nell'articolo si spiega anche, come al solito, che i filo putiniani molto spesso coincidono anche con i famigerati Novax, negazionisti e tutto il resto. La campagna, questa sì, propagandistica, è sempre la stessa. Siamo tornati indietro di decenni, siamo di nuovo in un'epoca di maccartismo, di caccia alle streghe, per cui il dissenso prima poteva essere contro le misure liberticide adottate dal governo, adesso sulle misure del governo di inviare armi o comunque su un certo tipo di propaganda. Fatto sta che nel momento in cui ci si scolla dalla narrazione del pensiero unico, automaticamente si viene marchiati. Si finisce con aver affibbiato il bollino dell'eretico, del Novax, del negazionista o del filo putiniano, per spingere le persone, i ricercatori, a vergognarsi, ad avere paura anche di ritorsioni nel momento in cui vengono aperti addirittura dei fascicoli o dei dossier da parte dell'intelligence, a spingere tra l'altro anche le persone, la popolazione, a scagliarsi contro questi, a magari con commenti deplorevoli, a scatenare dietro i troll, le shitstorm. Fatto sta che poi queste persone finiscono con la propria faccia in prima pagina, additati come criminali. Rientriamo per l'ennesima volta nella criminalizzazione del dissenso. Il prossimo passo è la patologizzazione del dissenso. Costoro per adesso sono dei semicriminali perché lavorano al soldo del Cremlino, la prossima volta saranno dei pazzi da curare, un po' come viene descritto lo stesso Putin. Rendetevi conto che lo schema, le tecniche che vengono adottate sono sempre le stesse. È cambiato lo scenario, cioè lo sfondo, non c'è più la pandemia, c'è il conflitto, ma le tecniche di ingegneria sociale, di condizionamento sociale, sono sempre le stesse. Sono anche in qualche modo risibili, esagerate, parossistiche, perché ormai nel momento in cui si conoscono diventa anche facile, in questo caso sì, immunizzarsi da questo tipo di menzogne, di balle del sistema, a proposito della mistificazione di cui parlava Di Maio.